Adesso iniziamo le sessioni pratico-dimostrative con la dottoressa D'Angelo. Introduttiva all'agricoltura addominale e ombelicale. Allora, di nuovo buonasera a tutti. Però per fare questa pratica c'è bisogno proprio di qualcuno che faccia da modello, diciamo, perché non si capisce soltanto sulla base della figura, diventa complesso. Come vedete, questa che noi chiamiamo tartaruga addominale è la rappresentazione schematica di una figura di un uomo in piedi con il viso rivolto verso l'alto, la colonna vertebrale posizionata su quello che è il meridiano di vasoconcezione, le grandi articolazioni spalla e articolazione coxofemorale in prossimità di due punti dello stomaco, che sono il 24 e il 26 dello stomaco, e i punti degli arti che sono da costruire. Quindi magari prima di costruire la tartaruga vi do delle proiezioni. Il primo punto, che coincide con il 12 del vaso concezione, è un punto con il quale si tratta tutta la testa, la faccia, gli occhi, il naso, la bocca, la grande vertebra. Dipende dalla profondità a cui noi andiamo ad infiggere l'ago. Ovviamente questo è un tipo di formazione che procede per step, per cui vengono date queste indicazioni. Nella prima parte si insegna a trattare il osso articolare, che è prevalentemente un trattamento che, come vi dicevo prima, possono imparare anche colleghi che non abbiano grandissime nozioni di agopuntura in generale, perché appunto è un trattamento molto schematico, per cui si può tranquillamente fare. Il punto vasoconcezione 10, quindi vi ho detto, questo è il primo del 12 con il quale si tratta tutta la testa. Il 10 corrisponde alla settima vertebra cervicale, quindi è intuitivo che dal punto 12 al punto 10 repertorizziamo tutta la colonna vertebrale cervicale. Il punto vasoconcezione 6 invece tratta le vertebre lombari seconda e terza, e il punto vasoconcezione 4 la quarta e la quinta vertebra lombare. Quindi una volta che impariamo a repertorizzare sull'addome questi livelli, siamo in grado di trattare con una precisione estrema tutta la colonna. Poi, come vi dicevo, i punti di stomaco, che sono il 24 e il 26, trattano le grandi articolazioni della spalla e dell'anca. E poi abbiamo il punto rene 13, che è questo che si ingrandisce, che tratta la paravertebrale, non c'è una corrispondenza, per cui non ve li faccio ingrandire. Praticamente questo è il punto, il punto rene 13, che sta all'altezza del vaso concezione 10, tratta questa giunzione, quella del collo. Invece il punto più in basso, questo qui, che è il Bo 7, si chiamano punti Bo perché li ha scoperti il professor Bo, quindi i punti degli arti portano il suo nome, tratta le pari vertebrali, il rene 17, che è questo che si è ingrandito, tratta le pari vertebrali e le 2 e le 3,
mentre il boss 7 tratta tutta la linea che poi corrisponderà al trattamento del ginocchio. Il rene 13 più in basso tratta quelle paravertebrali che abbiamo visto prima sul CV4, quindi le N4 e le 5, mentre lo stomaco 24 e lo stomaco 26 corrispondono alle spalle e all'anca. Questo è quello che dovremo imparare adesso a costruire, quindi i punti dove si repertorizzano gli atti, che come dicevo portano i nomi del professor Bo, quindi sono il punto numero 1 che si è ingrandito adesso, il 2, il 3, il 4, il 5, il 6, il 7 e l'8. È chiaro che se questo è il punto che mi repertorizza la spalla, il punto che viene subito dopo, se ricordate com'è la figura dell'omino che vi ho fatto vedere prima, corrisponderà al gomito. Questo punto qui corrisponderà al polso e quello subito su invece corrisponde al pollice. In mezzo troviamo tutte le dita della mano. Andando giù c'è subito sotto il punto dell'anca il punto del ginocchio. E tutta questa fila che vedete, quelli che sono in fila, sono punti che servono per trattare le varie patologie del ginocchio, perché il ginocchio in medicina cinese è molto importante in quanto al ginocchio afferisce l'energia renale, per cui è un punto o una patologia attraverso cui si fa anche quel tipo di diagnosi di deficit di una delle due radici del rene. E l'ultima invece è il punto della caviglia. Quindi non so, adesso ho bisogno di qualcuno perché se ci fosse qualcuno con un dolore sarebbe anche meglio, si vedrebbe meglio, voglio dire, l'efficacia della tecnica. Se avete qualunque tipo di dolore, anche un dolore vecchio, un dolore cronico, e se no non possiamo più. Vengo aiutare. Chi non sa dolore? Senza dolori? No, e i dolori se li ho. Dovete avvicinarvi. Solo la bocca. Faccio io. Allora, prima impariamo un pochino come si costruisce questa figura. Vi ripeto, si chiama tartaruga addominale e la costruiamo a partire da un punto che va cercato in questa maniera, si segue l'arcata costale, lì dove l'arcata costale si riunisce in una fossettina si trova questo che è il 16 del vasoconcezione. Adesso lui è molto male, qui solitamente fa un po' male, comunque diciamo questa fossettina lì dove si riuniscono le due arcate costali dove c'è il processo sifoideo, troviamo questo punto. Questa è una tecnica di precisione per cui la riuscita dipende da quanto siamo bravi a misurare i punti. È estremamente precisa, quello che col centimetro sì. Allora si misura da questo punto con questa, esattamente con questo tipo di gestualità, oppure si può fare anche con il punto di refere, si può tenere con il subicino del lago, fino a metà dell'ombelico. Considerate che queste sono misure proiezionali, per cui non vado a fare così, non ottengo la misura che mi serve. Devo fare una proiezione, quindi mi posiziono sul centro dell'ombelico e inizio a calcolare che questi sono 20 cm. Allora,
Da questo punto all'ombelico ci sono 8 distanze, per cui quel punto che di cui dicevo, il 12 di questa concezione che tratta tutta la testa, si trova a metà di questa misurazione, quindi a 8 distanze, quindi a 10 c'è la nostra misurazione, 8 distanze, ma 10 cm, troviamo il 12 del vaso concezione. È facile, la prima parte è facile, a metà trovate il 10 vaso concezione, a metà della metà, quindi a 2,5, si trova il 9. Il 9 lo prendo perché poi mi è più facile prendere altre misurazioni. Poi si va giù, allora sempre dal centro dell'ombelico fino alla parte superiore della sinfisi pubica ci sono 5 distanze. Sempre così in verticale. 5 distanze, sempre col centro dell'ombelico è 15. Allora, praticamente 15 diviso 5 è 3, quindi il cun è 3. Il punto che io cerco, che è il quarto del vaso concezione, si trova a 2 distanze dalla sinfisi. Quindi praticamente 15 meno 6, 9. A 9 io mi repertorizzo il quarto vaso concezione. A metà di questa misura, quindi a 4,5, c'è il 6 vaso concezione, sono tutti i punti che vi ho fatto vedere. A 3 vi segno che qui c'è il primo cone perché c'è il C7 e vi dico perché no. Allora, per quanto riguarda, io adesso li ho presi tutti, poi noi dobbiamo posizionare per bene su quella che è la linea del vortice dei peli addominali, perché il vortice corrisponde esattamente alla linea alba. L'infissione dei punti in addomino della parte del vaso concezione, quindi questa parte sagittale mediana, viene fatta sulla linea alba e oltretutto questo vortice corrisponde esattamente alle vertebre, per cui guardate in lui definitiva c'è un'ottima colonna, è tutto ben incarnato, non ha deviazioni. Quindi mi riposiziono i punti. Poi dobbiamo prendere il reperto laterale, che quella è una costruzione, quindi ci serve anche il cun laterale, 15 centimetri. Questa misura dall'ombelico alla regione del fianco sono 6 distanze, quindi 15 dobbiamo dividere per 6, 2,5. Allora, i punti di stomaco scorrono esattamente a 2 distanze da questo meridiano sagittale, quindi in questo caso 2 distanze corrisponde a 5. Quindi a 5, se io misuro qui 5, ho calcolato un punto che si chiama 25 dello stomaco. E adesso vedete perché mi serve a prendere questi punti, perché il 24 che corrisponde alla spalla si trova all'altezza del 9, quindi io direttamente me lo prendo. Il 26 che corrisponde all'anca si trova all'altezza del 7 il vaso concezione. Quindi in questa maniera io ho calcolato testa, articolazione della spalla, articolazione dell'anca, questo qui che si trova proprio all'altezza dell'ombelico del 25 dello stomaco corrisponde alla regione dei lombi, quindi qua. Adesso ti chiamo dove è l'olore. Quindi allora, in questo momento senti dolore oppure muovendoti lo puoi evocare? E se arrivo al limite articolare possiamo provare così. Prova così. Tieni forte. Tieni forte. No, ma tieni su, mattina gamba forte. Io vado giù per mattina forte. E qua.
Non sei. Più a destra, più a destra, prova. Tieni forte. Dai. No, più sopra, forte. Tieni questa resa, sì. Qua è forza zero. Ok, quindi possiamo vedere anche su questo. Sì, no, no. Destra e destra. Sì, allora. È un problema con una dispersia, ma non conosciuto da piccolo. Da 23 anni, ovviamente, faccio adesso io con un po' di un po' di un po' di un po' di un in questo caso abbiamo la parte di giù, quindi la parte dell'anca ce l'abbiamo già. A partire da questo punto, in base al punto laterale che mi ero trovata qui e che era 2,5, a metà, mezzo punto, quindi sono quasi 1,5, qualcosina, laterale, quindi mezzo punto laterale, e mezzo cul sotto ho la zona del ginocchio. Adesso da qua non la prendo all'occhio, poi invece prendo misura esattamente 1 grammo, mezzo cul laterale, sembra l'incontro tra il simpatico e il parasimpatico, un po' sì, che hai dentro, sì. Hai da dentro hai il vago e da fuori è tutto simpatico, qui è l'equilibrio, di equilibrio tra i due sistemi. Quindi in questa maniera io mi sono calcolata anca, ginocchio e caviglia. Vabbè, possiamo anche farlo sopra. Sopra si fa invece mezzo e mezzo. Ho questo punto che si chiama O1. Mezzo o 2, analogamente dall'altra parte, quindi qui ho spalla, gomito e polso, una distanza sopra questo punto che è il O2, una distanza che dovrebbe essere più o meno 2,5, praticamente 2,5, e il O3 che corrisponde alla luce. Quindi praticamente in tutta questa linea qua troviamo tutte le dita. Abbiamo bisogno di alcuni punti per stabilizzare, poi in acupuntura addominale, questa è una tecnica gerarchica, per cui chi comanda sono i punti del centro, sono i più importanti. I punti più vicini a quelli del centro sono ovviamente quelli che vengono subito dopo come importanza, e sono i punti di Rene. Il Rene scorre a mezza distanza dal vaso concessore. Quindi il vertere laterale, ripetiamo, era 2,5, quindi sempre 1 e qualcosina. Adesso non misuro perché mi è un pochino disagiato, lo faccio ad occhio perché non si può, ma con l'esperienza poi si impara a farlo anche ad occhio. Questi sono i due punti di Rene 17. Accanto a questo che sono le paravertebrali, le 4 e le 5. Accanto al C6 invece c'è il O7. A mezza distanza, ed è un punto che è sul canale di Rene, però è un punto morto ed è un punto che serve ad amplificare qualunque tipo di protocollo voi vogliate applicare, oltre a corrispondere a livello lombare e le 2 e le 3. Quindi adesso abbiamo tutto, possiamo cominciare a prendere. Allora, la cultura è sempre, come vi dicevo, rispetto a questa gerarchia, specialmente la prima parte, quella relativa al trattamento dell'osso articolare, è un po' tedesca, nel senso che devi imparare bene a misurare, devi rispettare le regole. Prima fai una determinazione globale dei punti, ti fai la tua mappa. Per forza. E poi come li scegli questi punti? In base alle proiezioni, cioè lui mi ha detto di avere un problema nell'anca. Con interrogatorio. Allora, non è che hai diverse possibilità, cioè ti dico, questa è una tecnica che inizialmente sembra facile, fai il primo livello, impari a costruire, tratti il dolore, poi in realtà è un macello che vedi. Sono d'accordo, tutto è complesso, cioè.
è molto complessa. Chiedevo se, poi... se partivi con un protocollo oppure provavi un'attivazione dei punti. No, si parte non c'è un'attivazione dei punti. No. Okay. Si parte con il protocollo in base a dei principi fissi, precisi, che sono quelli che l'energia tu la devi trasportare. Quindi io per curare l'anca non gli posso mettere i punti dell'anca. Okay. Devo farmi costruire tutto il percorso come ti farò vedere. Però se io sono fuori dello studio, non posso misurare, ho gli aghi. Sintomatico o sintomatico, globale. Io gliela, certo. Gliela faccio la costruzione ad occhio e glieli pongo superficiali. Quindi superficiali mi tratta il dolore soltanto. Mentre se io dovessi andare a trattare una problematica del genere, che già vedete da lì, ecco, vedete un po', non so quanti di voi siano ago, quello è una lingua piccola, il corpo della lingua è piccolo, quindi un po' un pochino, è rossa, i bordi sono un pochino frastagliati, la parte non è ben distribuita, però insomma, predominano i segni di calore. Con questo problema già mi suona che ci sarebbe un deficit di vene, per cui inizio a aggiungere questo tipo un po' male, caso io molto magro quindi non posso affondare, però solitamente si affonda fino a me me lo mangi dentro, ci vogliono quelli lunghi da... Questo è l'unico punto che si spinge l'ombelico sempre, perché è collegato con il cd cuore di polmone. E quindi pungendo rischiamo di creare un CD, cioè un C controcorrente, che andrebbe contro l'energia di cuore e polmone, quindi non conviene a nessuno. Assecondiamo il percorso naturale di discesa del C di questi due organi e quindi lo pungiamo sempre, ovvio, tutti gli altri punti, sempre, vanno punti perpendicolari al lettino, non al paziente, ma al lettino. Proprio un paziente che voleva un po' più di fare con me, cioè sì, perché quando è troppo magro è difficile, però cioè, paradossalmente più è abbondante l'addome, meglio si applica la tecnica. Quanto fare le pasta? Questi quattro punti che non sono perché io devono essere per forza, però vi assicuro che questo è il suo strato profondo, perché io sono arrivata al peritoneo, cioè non mi fa più scendere, quindi c'è il peritoneo giù, guardate qui che è proprio sottilissimo, però ci siamo. Magari con un mago più corto. Per forza, allora, questi quattro punti sono già un primo protocollo, per profondo, fissi profondamente, arrivati al punto, protocollo per l'insonnia, protocollo di recupero della UNC, perché noi qui muoviamo la UNC, che è l'energia ancestrale, cioè quella che circola nei meridiani straordinari, l'energia molto potente. Subito appresso si mettono i punti di rene, perché come vi dicevo, essendo geratica, metti subito i punti di rene. Quindi questo punto è di 17 rene, è collegato con le borse del 5, questo è il boss 7, che sta sempre sul canale di rene, collegato con il 2 e il 3. E per stabilizzare comunque qualunque patologia del basso, quindi questo è un protocollo analogo anche se avreste una lombosciata di via, con gli stessi punti. Per lui diventa fondamentale questo stomaco 26, che è il punto dell'anca, ma comunque, come vedete, si va man mano ci si allarga, cioè dalla posizione centrale di basso contenzione ci si allarga sul meridiano di rene e sul meridiano di stomaco.
Adesso io non faccio più niente, chiedo se mi aiuti a vedere un pochino come va, che si interagisce molto col paziente. Allora, punti dove io devo trovare degli addensamenti fasciali per sciogliere gomiti e non mettiamo prima che sia avuto un forte dolore, si era calmato in questa maniera, non faccio niente. Se invece mi dice no, ho ancora dolore, ho delle possibilità che sono quelle di seguire il percorso del dolore, per cui lui mi dice, aspetta che vi metto la mappa così potete seguire anche meglio. Lui mi dice, no? Noi siamo qui su questi due punti, noi siamo qui. Allora mettiamo che lui mi dica che ha una proiezione del dolore laterale, quindi diciamo così, no? Qual è il punto? Praticamente questo punto qui, in mezzo, C7. Quindi io posso, parlando del dolore, devo aggiungere superficiale, mettere questo punto e poi ho la possibilità sulle articolazioni, comunque sui punti dolenti, di mettere un rinforzo. Che o segue il dolore o lo segue, quindi studiando la mappa inizialmente bisogna vedere e poi applicare, poi entra diciamo nella pratica più spicciola e quindi non si sta sempre a guardare. Bisogna capire come si muove il dolore per muoversi qui, quindi c'è una possibilità di seguire l'irradiazione del dolore assecondando con la messa del lago anche in una maniera più semplificata, potenziando il punto che fa più male, in questo caso qui è l'anca. Io gli metto un rinforzo con puntura superficiale sul punto dell'anca. Vi ricordo che i punti di vasoconcezione li abbiamo infissi profondi, i punti di rene li abbiamo infissi medi, così anche quelli dello stomaco medi, quindi abbiamo fatto puntura profonda e media. Adesso invece questi li sto mettendo tutti superficiali, infatti vedete che caro subito. Adesso guarda un po' se è aumentato o se è rimasto uguale come risultato di rinforzo. Poi voglio dire, un paziente che si mette sul lettino è così, è quando avere funzione. Sì, questo. Hai veramente più forte, senti forte. Ma ancora più forte. Se sembra che spingi di meno, però. No, guarda, prima metti su, no, su. Prima non riesci neanche a star su, vai. Tieni. Ok, adesso per me la funzione. No, per mandarti giù c'è cioè, tutto il proprio sforzo e io ho tutti i tempi per loro. Poi io non so, ti farà più male sicuramente. No, appunto sempre che spingi di meno. No, spingo adesso i forti, io sono tanto adesso, sì. Quindi, è una fascinata che si è stata rinforzata così. I tempi sono un pochino più lunghi. Però te lo vedo un po' anche la mobilità se ti dà. Quanto si lascia in mobilità? 40 minuti. 40 minuti. Di solito il dolore ce l'ho a cammini, soprattutto quando sei seduto. Se non si sta tanto in macchina, diciamo, scendo. Esatto, in questi casi qua, ad esempio, gli chiedo seduto. Se sta tanto in macchina, io chiedo di un'ora a entrare, sicuramente si sento a vedere. Dopo dopo qualche passo. Perché se cammina vuol dire che sta scendendo.
tu hai un problema cronico per cui si tratta diversamente, cioè avessi avuto, che ne so, una lombalgia da sforzo, un problema più semplice, in quel caso si fanno 3 sedute consecutive, 3 giorni consecutivi, nella settimana successiva 3 sedute a giorni alterne e poi una seduta settimanale per altre 6 settimane. Però solitamente si arriva alle 6 settimane di trattamento. Perché invece sarebbe opportuno fare una seduta settimanale di 40 minuti, però devi andare, cioè ci sarebbe tanto da lavorare, insomma, però potresti riuscire a contenere parecchio il problema. Vedi un po', non so di dove sei. Non so se c'è qualcuno formato di prodotto, se vuoi, però non so, ma c'è qualcuno. Gli altri si trovano sempre nello stesso ordine che sono stati messi, sempre, e quelli che sono andati, come questi superficiali che sono andati giù, si tolgono con riportandoli in asse con la perpendicolarità delle lenti. Quindi dobbiamo togliere in questa maniera. Sono gli altri che mi fanno quanto fastidio? Sono quelli che stanno lavorando di più. Con il basso? Sì, perché quello è il punto di rete. Questi superficiali invece non possono essere. Guarda che cioè, fatto questa anche una farmacoterapia della, cioè il beneficio del rapporto. Forse non avessi ancora. Non ce l'ho la sensazione che tu se l'avessi. Prova un po' nella cabina, non so come puoi provare per la vita. Puoi provare la mobilità, però. Forza aumenta lentamente, perciò. Sì, sì. Considera che è un problema cronico, Vabbè che lui, il professore, diciamo, ha fatto delle dimostrazioni pazzesche su patologie per noi impensabili da trattare, tipo l'ictus, paralisi, con una paralisi da polio. Va bene, non so come siamo con i tempi. Io so benissimo, invece poi è una posizione di anni, quindi si può scoprire una patologia, no, la propria diversa si può dire. Cioè, fai un diagnosi di paziente, ma nessuno di noi la schiena, però non viene qua, viene dal fegato.
Ma cioè lei può sempre in questo momento? Vediamo se sì. Ti faccio senza la costruzione, che per loro te la faccio direttamente. Sì. Solo la donna. Ma è dolore? No, è il dolore. Cioè lui magari ha sentito un po' di più perché è molto magro, però con un addome nero, ce n'è una cosa. Quello è l'ombelico, la posso fare pure con uno.
è di questa metodica qui, la tecnica Bacuoli, di cui non abbiamo proprio parlato, che è la proiezione sull'addome del ciclo dei cinque elementi ma allargato, perché nel Bacuo anziché i cinque elementi sono otto, perché fegato e vescicola biliare si sdoppiano, uno corre per conto proprio, intestino e polmone si sdoppiano, stomaco e milza si sdoppiano. Quindi da 5 diventano 8 gli elementi per dei motivi precisi. Quello tu lo fai con un ago e spesso precede questa seduta, cioè viene di faccio terapia Bacuo, e quello è proprio l'equilibrante di tutto. Ma non è pericoloso qua dentro l'ombelico? No, non dentro. Ecco, una particolarità di questa tecnica è che non è tanto veloce, cioè non puoi programmare, per esempio uno che viene la prima volta e ti dedica una mezz'oretta già come decisione degli aghi. Beh no, con la somatica vai tranquillo. Una volta si lavorava con le 5 stanze. Visto questo come se l'ha tirato giù da quella parte. C'era 6, c'era un 6. Sì, uno correva da uno all'altro. 6 e passava da uno all'altro. Dove c'era? Sicuramente l'effetto
No, adesso non sto sentendo. Poi per esempio prima di fare qualunque altro intervento, qualora non ci fosse un risultato, gli aghi che sono sui quasi concezione, molto, perché poi sappiamo, sono dedicati, molto dedicati a me, si devono approfondire, fino a fare bene il tempo meno, e invece tutti gli altri si devono sollevare un pochino. Calibro differente sì, per esempio per lui quando lui avrei utilizzato i 20, sempre 40, ma non sempre 80 che potrei usare per 20, un po' più sottile, per più sottile anche per lui, cioè per l'acuto utilizzare la gomma spesso, che è un po' più grosso, no, in acuto. Per il cronico che ha sicuramente problemi di deficit, non glielo fai grosso di più, poi glielo fai più piccolo possibile. Vedrai, vediamo questa volta. Sì. E dove sei? Io Milano. Lei vuole Milano, sì. Adesso per problemi di tempo che mi devo togliere. Sì, certo. Grazie a voi.